L'attività della Croce Rossa Erboschese. Le manifestazioni in occasione dell'80° anniversario della sede degli Alpini, alla scoperta dell'associazione Laica. Benvenuti a questa nuova edizione di TG Erbusco. Nel primo servizio andiamo a vedere la consueta attività della nostra Croce Rossa. C'è pieno, non c'è. Noi ringraziamo l'associazione di quelli di Erbusco che ci danno l'opportunità di pubblicizzare il nostro gruppo di donatori di sangue di Erbusco, che è una realtà estremamente importante. Importante che esiste ancora perché è grazie alle risorse giovanili che ci possono sostenere dal punto di vista donatori. Questo è un fatto che ci distingue dalle altre delegazioni, perché da noi i giovani vengono effettivamente a donare e questo dimostra anche l'altruismo che c'è nella gioventù erboschese. Devono comunque, chi vuole donare, avere dei comportamenti di un determinato tipo. Parlo degli abusi di alcol, parlo dei vari tatuaggi, delle mode oggi che per un donatore potrebbero creare degli ulteriori danni. Come sapete, qualche giorno fa si sono tenute le manifestazioni per l'80° anniversario di fondazione del locale gruppo degli Alpini. Andiamo pertanto a vedere come si sono svolte le manifestazioni. Si è consumato nelle scorse settimane l'80° anniversario della locale sezione degli Alpini. 80 anni durante il quale il corpo si è prodigato non solo in importanti quanto drammatiche operazioni militari, ma ha contrassegnato i momenti principali della vita della nostra comunità. Un ricordo su tutti, la splendida sistemazione della chiesa di San Gottardo a metà degli anni 80. Per le celebrazioni sono giunte ad Erbusco centinaia di persone, che hanno sfilato fastosamente per le vie del capoluogo portando con onore il nostro tricolore. Erano presenti gli alpini dei paesi vicini, quelli di Brescia e tante persone comuni che hanno voluto far sentire il loro sostegno ad una realtà importantissima che ancora comprende, lo ricordiamo, decine e decine di nostri compaesani. Tra di loro molti giovani e proprio ad un giovane, Simone Lussignoli, è affidato ormai da qualche tempo la direzione della sezione erboschese. A lui vanno le nostre congratulazioni e un augurio di buon anniversario. E come ultimo servizio andiamo a scoprire l'attività di un'altra delle associazioni del nostro paese, l'associazione Laica. Ciao, io sono Anna, sono una delle volontarie dell'associazione Laica. Qui con me ci sono Daniela, Cristiano, Tania la presidente, Mario, il nostro Rex e la nostra Skelly. L'associazione si occupa prevalentemente di cani e gatti abbandonati. Se ne abbiamo la possibilità, noi li accogliamo e cerchiamo di trovargli una nuova sistemazione. Ci occupiamo della sterilizzazione dei gatti e del loro sostentamento, nonché delle cure mediche. I cani sono ospitati presso pensioni private, in quanto non abbiamo ancora una struttura vera e propria. Siamo alla ricerca disperata di un terreno. Purtroppo non ne troviamo né in affitto né in vendita. I comuni non ci danno una mano, quindi noi siamo ancora qui alla ricerca di questo terreno. Se qualcuno fosse a conoscenza di una persona che ha un terreno che non utilizza, se potesse darcelo in affitto, in questo modo noi potremmo creare una vera struttura e poter così magari anche aiutare più cani del numero consentito che possiamo tenere adesso. E per contattarci trovate tutti i nostri riferimenti sul sito www.laicaperglianimali.it oppure sul gruppo di Facebook Associazione Laica di Erbusco. Prima di concludere, noi dell'associazione vogliamo congratularci con l'associazione Cacciatori, che come ogni anno a fine giugno tiene la sua festa presso il campo sportivo, che quest'anno è andata molto bene. E sempre in tema di ringraziamenti, è nostra intenzione dedicare un pensiero e un ringraziamento anche alla Hippo Bank, che ci ha supportato nella realizzazione del nostro ultimo evento. Come sapete,
un incontro che si è tenuto in teatro giovedì scorso e ha avuto come tema il rapporto tra imprese e banche in questo momento di crisi. E erano presenti più di 60-70 persone e ringraziamo ancora tutti per la collaborazione. Non mi resta a questo punto che salutare e dare appuntamento alla prossima edizione di TG Erbusco.